Diretta per commentare una sconfitta pesante, Bucaro, cosa è successo? E si era anche messa bene, no? Si era messa bene anche giocando col vento contro il primo tempo, eravamo, diciamo, non avevamo creato tanto ma non avevamo subito nulla, eravamo in vantaggio, poi abbiamo preso il pari a 5 minuti del secondo tempo, del primo tempo, ma il problema è nel momento in cui siamo andati sotto dopo 3 minuti del secondo tempo la squadra si è sciolta, è sparita, è mancata anche a livello caratteriale e questo non può andare bene. Per chi gioca nel Pescara non si può fare una figura del genere, ma non perché l'abbiamo fatta oggi, perché veniamo da 3 trasferte tutte quasi uguali. Abbiamo preso 4 gol sia a Gubbio, a Pesaro e oggi, quindi qualcosina che non va c'è, ma caratterialmente non si può mollare la partita. Ecco, cosa non va? Dicevo prima, secondo l'opinione pubblica, prima il problema erano le scelte del centrocampo. Una squadra che prende per 3 partite 4 gol come oggi, il problema non sono le scelte a centrocampo. Evidentemente c'è qualcosa, come ho detto prima, il calcio non è solo qualità, saper giocare, poi ci vuole carattere. Io adesso vabbè, sono qui diciamo dallo scorso anno facendo il secondo al mister e ora da 2 partite sono il primo responsabile. Ho avuto squadre che lottavano per la salvezza in C, perdevano, però avevano carattere. Manca carattere alla squadra. Ma scusa, voi non l'avete vista, come vedevate prima, ora non voglio fare polemica, che c'era il problema delle scelte, cioè una squadra che si arrende dopo che prende il secondo gol, ma non è che oggi, perché una partita può capitare, è da 3 partite. La quarta nel 2024. È la quarta, io dico le 3 ultime trasferte, abbiamo preso 4 gol. Qualche cosa che non va c'è, però io, come penso tutti, le partite si vincono, si perdono e si pareggiano. Si possono perdere, però senza reazione, crollare in questa maniera, malgrado avevamo di fronte una squadra di tutto rispetto, perché si ha fatto tutti questi punti, anche più di noi merita la classifica che ha, però essere arrendevoli non è per i giocatori di calcio. Io faccio una considerazione tecnico-tattica, perché la Torres quando attaccava nel primo tempo, poi il secondo non fa testo, ma nel primo tempo con i movimenti, con l'organizzazione andava sempre a creare la superiorità. Il Pescara invece è riuscito a creare la giocata del gol grazie a un bel lancio di Cupponi, adesso non so se Merola era leggermente al di là o meno, però poi ha costruito poco, non ha fatto vedere queste giocate offensive. No, ma l'ho detto prima, diciamo non abbiamo subito nulla il primo tempo, ma abbiamo creato pure poco, eravamo un pochettino, un po' per il vento, un po' perché ci eravamo abbassati un po' troppo, eravamo un po' in attesa, anche se la Torres non aveva mai, diciamo, tirato in po', non ci sono state mai occasioni sia da parte nostra che da parte loro, ma analizzare la partita così, voi mi avete chiesto di analizzarla, diciamo mi viene anche difficile, perché nel momento in cui ci arrendiamo alle prime difficoltà non è da giocatori di calcio. Allora, io prima della domanda da studio faccio l'ultima considerazione. Lei ha parlato di carattere, perché una squadra non può comportarsi in questo modo. Come si lavora su questa situazione per essere propositivi da qui fino alla fine? Il carattere lo dobbiamo ritrovare e al più presto, perché lavorarci, ma l'allenatore il carattere te lo dà poco, cioè Gattuso nasce Gattuso, Pirlo nasce Pirlo, nel senso che chi ce l'ha, chi non ce l'ha, non ce l'ha, però il problema qua è stato di squadra, perché oggi pur facendo benino almeno il primo tempo, poi dopo il 2-1, dopo 3 minuti non abbiamo avuto una reazione, questo è grave per chi indossa la maglia del Pescara. Parole molto forti e chiare quelle del tecnico Bucaro. Una domanda da studio. Giuseppe Tambone per Bucaro. Buonasera mister. Sicuramente avevo fatto un piccolo intervento all'inizio prima del suo arrivo e stavo appunto arrivando a questa situazione. Io credo che se non si inizi dall'interpretazione, dall'approccio alla partita, qualsiasi avversario può diventare una montagna. Quindi ecco, questa la possibilità che ha di dover cambiare rotta sotto questo aspetto può presupporre anche un cambiamento di spartito di gioco
relativamente al fatto che magari può dipendere da un po' di paura, di non credere in tante cose, perché una squadra, sono 9 mesi che ci lavorate e sembra sempre una squadra... Devo fare veloce, Peppe. No, ti rispondo, ho capito quello che vuoi dire. Non è un problema, puoi giocare a 5, a 10 dietro, ma se hai una squadra, l'ho detto prima, non mostra carattere, non è cattiva in tutti i contrasti che fa, può giocare in qualsiasi modo, non ti riesce niente.